Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark Chaos 92. Siamo qui oggi a fare questo nuovo video per questo server che merita tantissimo. E quando dico che merita tantissimo, fidatevi. Questo server si chiama Eater of Souls. È un bellissimo server. Io sono a livello 75, ho incominciato ieri, ma davvero staff disponibilissimo, ok, detto giusto mi sa, speriamo. Ho parlato con il GF, ho sponsorizzato il suo server, quindi voglio sponsorizzarlo perché mi sembra un server che ha tante cose bellissime. Allora, tipo, vedete già, la prima mount è il drago volante, ed è comunque una bellissima mount. Difatti sarebbe il sigillo viverna, Tanto sistemiamo un attimo la web, perfetto, dovrebbe andare bene, sì, ok. Cioè, è qualcosa di eccezionale, tipo, io già vi faccio vedere, no? Perché tipo... Se andiamo già comunque qui al villaggio possiamo trovare molte persone. Vedete? Cioè, ci sono bellissime mount, tipo la mount dell'Helper Orion, che è un bellissimo lupo ed è stupendo. Oppure, cioè, molte altre mount che comunque... Più in là, ovviamente, entrando a far parte di questo server, vedrete... Giocando e tante altre cose. Ci sono le quest della bacheca, poi che ne so, andando avanti, cioè comunque avrete molte cose da fare. Le velenose tipo le andrete a droppare o più 9, dovete essere fortunati ovviamente alla torre dei demoni, oppure potete dropparle dai metri 90 in bosco rosso, però le droppa direttamente più 0. E niente, qua ci sono tantissimi set ragazzi, tipo vedete già comunque io ho il costume che mi è stato donato, tra virgolette, mi è stato dato in prestito da un carissimo mio amico che saluto, ciao Nabbo, si chiama Jacopo, e niente, mi ha prestato il costume Deadric del Sura, che è qualcosa di eccezionale ragazzi, cioè guardate la faccia del Sura, ma una cosa... stupenda, alquanto stupenda. Poi comunque la gira dei Born to RCF mi ha aiutato tantissimo, dandomi alcuni soldi, e le mosche ovviamente non vanno via, donandomi anche l'equipaggiamento che poi io ho migliorato. Qua in questo server ci sono anche i sesti e i settimi bonus, poi c'è anche la stola maestro su misura. Ecco, in questo momento è passato un RCF, sì, Frecciuzza, il nostro carissimo Frecciuzza, e lì Dark Morokei, che sarebbe il ragazzo, comunque Jacopo, che mi ha regalato questo costume qui. Ma ragazzi, sto server è veramente bellissimo, come vi ho detto già in precedenza. Ah, mi hanno anche regalato Frecciuzza la skin della spada di Halloween, che purtroppo ha una durata di 7 giorni, quindi però... Ragazzi, sto server rende veramente. Ecco qui Orion, ecco qui Orion. Ha il pet Odino, che è bellissimo. Poi vedete le caratteristiche del lupo. Cioè, è pazzesco, raga. Le ali, quella sarebbe la corazza, se non sbaglio, final. Però, va bene. Cioè, comunque, va più che bene questo server, ragazzi. Io ve lo consiglio, mi raccomando. Poi, comunque, qui, ragazzi, ci sono tanti NPC, tante cose. E la viverna si può shoppare dallo shop, c'è la promozione di 10 euro, puoi prenderla permanente, potete prenderla permanente, invece in gioco potete dropparla ma non è permanente. Quindi comunque ci sono molte cose bellissime in questo gioco. Io ci gioco, come vi ho già detto, già da ieri, ed è stupendo. Un'altra cosa molto importante, c'è lo switchbot, quello che voi mettete a girare l'arma o quello che sia, un pezzo dell'equipaggiamento vostro, e praticamente siete tranquilli, perché tipo, facciamo un esempio, no? Io voglio girare non lo so, questa luna, allora la sposto qui e inserisco i medi che sono in basso, medi, e metto, che ne so,
35, ad esempio. Anzi, facciamo una cosa, mettiamo direttamente 20, così almeno vedete, vedete, finito, finito. Andiamo qui e spunta 27 metri. Oppure che ne so, volete metterla 40 metri? Allora fate così, vabbè, poi ci starà un po', non è che la fa subito. Però alcuni che comunque sono fortunati la riescono a fare subito. Ma tralasciando queste che comunque sono, tra virgolette, le cose basilari di un server dedicato, io vi posso dire che questo server è davvero bello in sé, perché comunque ci sono mappe bellissime. Scusate. Ci sono anche molte quest belle anche da fare. Ci sono i boss da fare, cioè comunque c'è tanta e tanta e tanta di quella roba. Ci sono set che devono essere uppati, devono essere trasformati. Bisogna scalare in torre dei demoni per riuscire a prendere alcuni pezzi che vi daranno la possibilità di andare a migliorare il vostro set Lacrime di Cielo. Per esempio, io vi faccio un esempio, che ne so, ho questa collana, ecco, per trasformarla mi serve il metallo mistico che lo vado a droppare in Torre dei Demoni, per trasformarla, tra virgolette, a collana Amon livello 1. Poi, per andare a trasformare a collana Amon livello 2 ci sono altre cose da fare che non sto qua a dirvi, perché per saperle dovete solo entrare a far parte di questo server. Quindi ragazzi, questo server è bellissimo. Io vi invito, e dico vi invito, a entrarci, perché è stupendamente bello. Non so se si può dire, però lo dico lo stesso. Ci sono c'è molta gente ormai, cioè comunque sono le due, quindi molte persone vanno anche a pranzo, quindi capite che comunque, tra virgolette, non c'è quasi nessuno al momento. Però la gente c'è, la gente c'è. Il server rende tantissimo, quindi ragazzi vi invito ad entrare a far parte di questo server. La gilda dove sono io è una gilda molto importante per me, perché dopo tanti anni ho rincontrato di nuovo un mio carissimo amico di nome Massi, che sarebbe Kain. Ecco, vedete la luna finita. Poi io vado nella luna e mi spunta 41 metri. Comunque è giusto, funziona, quindi tranquilli. Vi stavo dicendo, questa gilda è stata fondata dal nostro carissimo Kain, che sarebbe un mio carissimo amico, che è molto alto di età, non è vecchio, attenzione, è un ragazzo. E vi raccomando, entrate in tanti, perché veramente questo server è bellissimo. Io vi ringrazio per la visione, un caloroso saluto dal vostro DarkChaos92, mi raccomando darkini e darkine, sempre aggiornati nel mio canale. Purtroppo sto male anche oggi, però sto meglio degli altri giorni, quindi sti cazzi. Un bacione dal vostro DarkChaos92 e mi raccomando, seguitemi in tanti, perché ne vedrete delle belle in questo server. Ciao a tutti ragazzi.